Allora adesso do la parola a Silvana Galassi, ecologa del Comitato Milanese Acqua Pubblica. Eccomi. Allora, siamo tutti molto stanchi, quindi cercherò. Intanto ringrazio tutti perché davvero è stato molto interessante e cercherò molte cose, sono state già dette dagli altri, e riprenderò alcuni concetti che mi ero appuntata. Prima di tutto, questo discorso sulla doppia medaglia, siccità e alluvioni, che sono gli effetti della stessa cosa, cioè dei cambiamenti climatici in atto, ormai lo sappiamo tutti. Ma dal punto di vista scientifico, ho letto un articolo uscito di recente di Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici, in cui veniva citato un rapporto dei soliti esperti dell'IPCC, in cui si dice appunto che c'è un legame tra cambiamenti climatici e intensificazione degli eventi estremi, anche se qualcuno dice che questi eventi rischiano di non essere più eventi estremi, ma rientreranno nella norma dei nostri eventi climatici. Il rapporto era del 2012, ma le pubblicazioni che sono uscite dopo confermano quanto scritto in questo rapporto. Gli esperti hanno detto molte cose, hanno previsto molte cose, ma io noto con grande dispiacere che i politici e gli amministratori sembrano poter fare a meno degli esperti e dei ricercatori. Io ho lavorato per 20 anni all'Istituto di Ricerca sulle Acque, che era prima di diventare docente universitario, che era l'organo tecnico dello Stato che ha fatto la legge Merli, per dire gli aspetti tecnici della legge. E attualmente sembra di poter fare a meno dei ricercatori, eppure i ricercatori sanno fare buone previsioni. Per esempio, se voi andate a vedere il rapporto pubblicato da ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, venivano nel 2020, hanno pubblicato questo rapporto in cui c'erano le mappe della vulnerabilità alle alluvioni, e c'è una mappa della nostra penisola in cui la regione Emilia-Romagna è quasi tutta in rosso, mentre gli altri sono molto più macchia di leopardo, per due motivi: perché i fiumi sono vulnerabili, molti fiumi sono vulnerabili alle esondazioni, e molti territori con alta probabilità di esondazioni sono densamente popolati, cioè il rischio viene da queste due cose, perché se i fiumi sono sempre esondati, ma se esondano in territori molto costruiti e molto popolati, il danno è molto alto. Ora, se i nostri amministratori dessero retta a queste previsioni, magari i danni potrebbero essere molto ridotti rispetto a quelli che sono verificati. Analogamente abbiamo sentito il ricercatore del CIRF, io seguo tutti i lavori del CIRF perché per me sono la Bibbia, e in tutti i loro lavori si scrive sempre che si deve privilegiare gli interventi diffusi sul territorio rispetto alla costruzione di dighe, opere e bacini. Quindi abbiamo sentito dire che non bisogna più cementificare, che va restituita la permeabilità ai suoli, agli alvei, e abbiamo sentito dire che bisogna cambiare tipo di agricoltura, facendo anche qualche conto, nel senso che l'agricoltura intensiva, la monocoltura che si utilizza adesso, magari in gran parte per produrre quei mais che va ad alimentare gli allevamenti intensivi e che consuma un sacco di acqua, questa agricoltura riduce il contenuto di humus, di sostanza organica, di carbonio organico del suolo, che è quella che fa da spugna e trattiene l'acqua. Quindi, dopo un periodo siccitoso, abbiamo una specie di crosta che facilita i fenomeni alluvionali. In questo modo, diciamo, i due fenomeni si aggravano a vicenda. E che altro dire?
Ecco, un'altra cosa riguarda le opere dell'uomo. Anche le opere dell'uomo andrebbero mantenute. Le dighe non vanno abbandonate, anche quelle che non sono più utilizzate. I sedimenti delle dighe andrebbero periodicamente tolti per aumentare la capacità. E soprattutto le reti idriche andrebbero mantenute. Abbiamo delle reti che hanno 50 anni in media, la media nazionale delle perdite è il 40%, come aveva detto Corrado, ma ci sono punte di perdite che superano il 70% in alcuni paesi, in alcune città. E poi soprattutto, quando si dà mano alle reti, si potrebbero costruire queste benedette reti duali che consentirebbero di non usare acqua potabile quando non è necessaria una qualità così elevata. Se dobbiamo irrigare il giardino non è necessario avere acqua potabile. Analogamente, attualmente l'acqua piovana va a finire nei tombini e si mescola all'acqua di fogna e va a finire nel depuratore. Questo significa che depuriamo l'acqua piovana, cosa che non è necessaria, e mandiamo in tilt i depuratori quando piove tanto, perché si diluisce troppo il liquame. Non funziona più, e allora i gestori del depuratore mandano tutto direttamente nei fiumi e non depurano più niente. Se invece avessimo delle reti divise, duali, noi potremmo utilizzare l'acqua piovana a scopo irriguo e quindi risparmieremmo sulla depurazione che paghiamo noi e anche dal punto di vista ambientale. Allora, io mi sono fatta un po' l'idea del perché nel PNRR le cose vanno così, perché stanno tanto in antipatia le opere diffuse di cui aveva parlato il collega del CIRF e si punta tutto sul cemento, sulle opere, diciamo, sulle grandi opere. Io credo che il motivo principale è che è molto più semplice rivolgersi a degli ingegneri e dei costruttori piuttosto che studiare il territorio, studiare i fiumi, studiare gli ecosistemi. In questo caso ci vogliono delle competenze, molte competenze, e tutto sommato si va a risparmiare invece sulle opere rigide, diciamo, sulle costruzioni. Però sulle costruzioni qualcuno ci guadagna e ci guadagna anche tanto. Guardando quello che c'è scritto nel documento e leggendo anche un po' in giro, praticamente si sta creando una specie di duopolio tra il nostro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e alcune imprese tipo Webuild, la ex Impregilo Salini, che dopo essersi assicurata la diga foranea di Genova, spera di prendersi il ponte sullo stretto, probabilmente si prenderebbe la maggior parte della costruzione di queste dighe per raccogliere l'acqua, e siccome non basta, sono anche degli esperti di dissalazione. Ora, una delle sezioni del mio istituto, dell'Istituto di Ricerca sulle Acque, si è occupata per anni di dissalazione. È un processo estremamente costoso dal punto di vista energetico, che assolutamente non conviene per fare grosse quantità d'acqua, acqua irrigua, per esempio. È ovvio che su un'isola o in zone estremamente dove è difficile portare l'acqua, può essere conveniente dissalare a scopo potabile. Ora però per la costruzione di questi impianti si va in deroga su qualunque permesso, non è richiesta la valutazione impatto ambientale, non è richiesta alcuna, diciamo, considerazione sulle conseguenze ambientali di queste costruzioni. Quindi, come è stato detto da Lucarelli, sembra che lo scopo di questo decreto sia proprio di evitare tutti quei controlli che faticosamente la comunità scientifica ha cercato di introdurre. Per esempio, quello di cui si parlava prima, il flusso minimo vitale nei fiumi.
diciamo, sempre in nome dell'urgenza, dell'emergenza, eccetera, si è continuato ad andare in deroga sul deflusso minimo vitale. E questo vuol dire uccidere la biodiversità dei fiumi. Si andrà in deroga a qualunque norma che faticosamente la comunità scientifica è riuscita a introdurre per una minima salvaguardia dell'ambiente. Tutto questo per ritrovarci un paese disseminato di opere che probabilmente tra qualche decennio non saranno neanche più utilizzabili. Io credo di rivedere, sono abbastanza vecchia per rivedere quello che è stato fatto con il MOSE. Anche allora si parlava di opere diffuse che avrebbero potuto evitare questo mostro che adesso ogni tanto funziona per fortuna, ma quanto ci costa? E non è mai stata presa in considerazione l'alternativa delle opere diffuse, perché si doveva accontentare chi voleva la grande opera. Mi sembra che si ripeta sempre lo stesso film, purtroppo, e quindi dobbiamo cercare di fare di tutto perché non succeda. Grazie.